Prego, Piero. Bene, grazie Roberto. Grazie a Roberto Morea per il suo decisivo ruolo in queste lezioni. Allora, intanto benvenuto e grazie a Maurizio Franzini. Due parole sul suo profilo di studioso. Ricordo con grande piacere che è stato docente di economia politica all'Università della Calabria, una università nata nei primi anni 70, dove è passata un'intera generazione di illustri docenti delle più varie discipline di scienze sociali che poi si sono distribuite nelle varie università italiane. È stato poi professore all'Università di Siena e infine è tornato, diciamo, all'Università La Sapienza di Roma, è tornato perché si è formato ed è nato lì. Voglio subito ricordare che Maurizio Franzini è un infaticabile organizzatore culturale. Ha coordinato ricerche di varie università italiane e anche straniere e ha fondato nel 2013 il centro di ricerca interuniversitaria intitolato Ezio Tarantelli, l'economista ucciso dalle Brigate Rosse, un centro che coordinava l'Università di Salerno, di Bergamo e la Scuola Nazionale di Amministrazione. Franzini ha fatto parte del gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro per la redazione del Piano Nazionale per l'Occupazione. Ha diretto Meridiana insieme a Salvatore Lupo, succedendo alla mia direzione. Ci siamo conosciuti diciamo all'interno di quella redazione. È direttore del Menabò di Etica ed Economia e presidente dell'Associazione di Etica ed Economia. Ha al suo attivo una produzione scientifica molto vasta, con pubblicazioni anche all'estero. Io qui ricordo alcuni suoi testi. Uno mi piace ricordarlo per la ragione che dirò subito, ricordo prima di tutto che il suo tema, diciamo, di ricerca, che ne fa forse il maggiore studioso italiano, cioè le disuguaglianze sociali. Tuttavia, è stato uno dei pochi economisti che si è occupato di ambiente da economista, utilizzando, diciamo, gli strumenti della scienza e della teoria economica. E quindi ricordo Mercato e politiche per l'ambiente, pubblicato da Carocci nel 2007. Qualche libro sulla disuguaglianza, Contro la disuguaglianza, un manifesto, La Terza, per La Terza ha pubblicato anche altri libri su questo tema. Infine, credo che sia l'ultimo, non lo so, insieme a Rostana ha pubblicato Il mercato rende diseguali, la distribuzione dei redditi in Italia, pubblicata presso l'editore Il Mulino appunto nel 2018. Maurizio Franzini è appunto, come dicevo, forse il maggiore studioso italiano di un fenomeno grave su cui io non dirò nulla in questa sede perché chiedo subito la parola al nostro ospite. Io ritengo sia una delle cause del declino generale del nostro paese. Maurizio, grazie per essere con noi, per aver accettato di buon grado questo invito e a te la parola. Allora, grazie mille Piero. Dopo questa presentazione posso anche andarmene, mi sembra che ho raggiunto un grado di soddisfazione elevatissimo e quindi ti ringrazio molto per la tua presentazione. Anche perché, come dire, sono momenti in cui ritornano ricordi di tempi passati, tutte le nostre belle riunioni a Meridiana, va bene. Allora, vi devo parlare di disuguaglianze, economiche, e vorrei farlo soprattutto per cercare di dare elementi per rispondere alla seguente domanda, posto che sappiamo più o meno, ma qualcosa vi dirò anch'io, che le disuguaglianze economiche, soprattutto in Italia, sono molto elevate, perché non si fa niente di fronte a questo problema? Quindi è un po'
un tentativo di trovare argomenti per giustificare l'inerzia, argomenti buoni o cattivi naturalmente, per giustificare l'inerzia di fronte a questo fenomeno, e nel parlare degli argomenti che possono giustificarlo, questo rapporto tra la disuguaglianza e la crescita economica occupa un posto di rilievo, per cui mi soffermerò abbastanza su, su questo punto. Parlare della ragione dell'inerzia, come vedremo verso la fine, significa parlare, diciamo, di idee e di interessi, cioè sono le idee sbagliate, sono gli interessi che bloccano. Ragioneremo un attimo su questo e vi dirò che io penso che le idee contino molto, quindi spezzerò un'arancia in favore della produzione di buone idee del loro, e della loro, il loro supporto, del loro sostegno. Allora, cominciamo con alcune informazioni che probabilmente a molti saranno noti, ma sarò breve, non vi inonderò di dati, dirò soltanto alcune degli aspetti principali delle disuguaglianze economiche in Italia, delle caratteristiche non solo del quantum, ma anche di come si producono, di quali sono i meccanismi che le generano, perché questo è rilevante anche per capire come si combattono. E la prima cosa da osservare banalmente è che l'Italia è un paese in cui le disuguaglianze dei redditi sono comparativamente molto alte, quelle della ricchezza sono alte ma meno che in altri paesi, perché in qualche modo rispetto alla ricchezza, cioè quindi rispetto ai patrimoni, abbiamo una diffusione della proprietà della casa molto maggiore che altri paesi, e questo riduce un po' le disuguaglianze nella ricchezza, ma comunque c'è una concentrazione al top molto, molto elevata. Queste disuguaglianze di reddito su un orizzonte temporale medio-lungo si sono accresciute notevolmente all'inizio degli anni 90. Cioè abbiamo avuto, secondo tutti gli indicatori, un forte incremento delle disuguaglianze di reddito nella prima metà degli anni 90. E successivamente alcuni indicatori, adesso vi dirò brevemente quali sono, segnalano una stabilità della disuguaglianza, in modo da, da contraddire la frequente affermazione che in Italia le disuguaglianze sono continuamente crescenti. Allora vi dirò dopo perché la questione è controversa, ma devo subito dire che comunque sono alte e hanno delle caratteristiche particolarmente preoccupanti. Allora, come si misura la disuguaglianza? Si misura in tanti modi, non so che cosa vi viene in mente. Ma io ho detto se ci va mio figlio, abbiamo un'interferenza. Si misurano sulla base di diversi indicatori, molto brevemente. L'indicatore più diffuso è quello che si chiama il coefficiente di Gini, Corrado Gini, fondatore dell'Istat, statistico italiano. E vi dico intuitivamente questo numero, che è un numero compreso tra 0 e 1, quindi si calcola spesso, si dice spesso in termini percentuali, questo numero ovviamente è uguale a 0 quando c'è perfetta eguaglianza ed è uguale a 1 quando c'è la massima disuguaglianza, che si verifica se tutto a uno, fa tutto a un individuo e niente a tutti gli altri. Ma intuitivamente che cosa rappresenta? Rappresenta la quota di reddito che bisogna, quando si applica il reddito, che bisognerebbe togliere a chi ha un reddito superiore alla media, quindi ha un reddito più alto della media, per darlo a chi ha un reddito inferiore alla media, in modo da ottenere una perfetta eguaglianza. Quindi è un'idea di quanto bisognerebbe togliere a chi ha di più, dare a chi ha di meno, per fare in modo che siano uguali. Quindi più è alto e ovviamente più segnala la disuguaglianza. In Italia questo numero attualmente è intorno al 32-33%, il che vuol dire che bisognerebbe togliere a tutti quelli che hanno un reddito superiore alla media un terzo del loro reddito e darlo a tutti quelli che stanno sotto la media per poter arrivare alla perfetta eguaglianza. È un numero alto per un paese avanzato. Ovviamente nei paesi dove c'è segregazione razziale questo indice è molto alto. Non so, in Sudafrica supera il 60%, quindi stiamo parlando di valori molto più elevati, ma tra i paesi europei in particolare sono pochissimi quelli che hanno un indice di Gini più alto del nostro. Si tratta di Regno Unito, ma di poco, e di più in Bulgaria e in Romania. Tutti gli altri paesi hanno un Gini inferiore al nostro. Quelli che lo hanno molto basso, una volta erano soprattutto i paesi scandinavi, adesso sono alcuni piccoli paesi ex socialisti, quindi la Repubblica Ceca, la Slovenia,
sono paesi nei quali la disuguaglianza risulta essere molto bassa, misurata in questo modo, perché si può misurare anche in altri modi e qualcuno lo indicherò tra poco. Quella apparente stabilità di cui parlavo, dell'indice di Gini negli ultimi, diciamo, 10-12 anni, è però ingannevole. In che senso? Allora, i dati su cui si basano queste stime sono dati che provengono da indagini campionarie. Si usano anche i dati fiscali, ma per evidenti ragioni i dati fiscali non sono sufficienti, quindi si usano dati campionari. Questi dati campionari sottocampionano, cioè sono poco presenti in questi dati i molto poveri e i molto ricchi, per ragioni opposte. I molto poveri, non so, se ci mettete gli homeless, capite bene che è difficile campionare gli homeless, e i molto ricchi sfuggono facilmente per tante ragioni al campionamento. Ecco, alcuni studi recenti, uno della Banca d'Italia, che ha utilizzato altre informazioni sulla composizione delle code estreme, valutano che la disuguaglianza è molto aumentata. Cioè, questo vuole dire, ma non ci sorprende, che siccome nei calcoli tradizionali ci sono pochi super ricchi e pochi poveri, e mentre i cambiamenti sono intervenuti in gran parte proprio tra i super ricchi e tra i molto poveri, quell'indicatore basato su quei dati non lo registra. Quindi la tranquillità di coloro che dicono ma in fondo la disuguaglianza non cresce non è giustificata alla luce delle considerazioni anche statistiche che sto facendo adesso, ma poi entreremo nel merito dei contenuti. Per quello che riguarda la ricchezza, di cui non vi dirò molto per mancanza di tempo, abbiamo avuto una dinamica di accrescimento della disuguaglianza notevole, benché, come vi dicevo prima, rimaniamo al di sotto di molti altri paesi che invece sono molto meglio di noi sul piano del reddito, sul piano della disuguaglianza del reddito. Comunque in Italia è successo negli ultimi 20-25 anni, il top 1%, cioè l'1% più ricco, ha aumentato enormemente la propria ricchezza e ne possiede di più del bottom, cioè della metà più povera, il bottom 50% della metà più povera. Tenete presente che a differenza del reddito la ricchezza può anche essere negativa perché si è indebitati e di conseguenza questo aumenta, come dire, la possibilità di avere valori molto bassi per una quota di popolazione molto rilevante. Un altro aspetto che mi limito a menzionare della ricchezza è che, prendendo l'origine della ricchezza degli italiani, è aumentata enormemente la quota di ricchezza che un cinquantenne possiede di provenienza ereditaria. Cioè a dire, confrontando le due modalità con cui si accumula la ricchezza, la erediti o te la crei da solo attraverso il risparmio, quella ereditata è enormemente aumentata e questo ha una rilevanza per un discorso che farò dopo anche sugli aspetti di merito collegati alla ricchezza. Questo accade anche perché in tutti i paesi, anche nel nostro, negli ultimi due o tre decenni è enormemente diminuita la tassazione sull'eredità, cioè abbiamo una capacità di trasmissione della ricchezza accumulata che è altissima perché poco si ferma alle barriere della tassazione ereditaria. Inoltre è agevolata anche dal fatto che la tassazione sui redditi da capitale, quindi la ricchezza che frutta un reddito, paga poco per quel reddito, una gran parte va ad alimentare ulteriore ricchezza e questo permette di avere dei lasciti ereditari molto maggiori per coloro che sono partiti con una posizione di ricchezza più elevata. La seconda puntualizzazione che vorrei fare, perché spesso si fa, non dico confusione, ma insomma non abbastanza chiarezza, è su disuguaglianza e povertà. La disuguaglianza è una cosa, la povertà è un'altra. La disuguaglianza è un indicatore di distanza tra gli individui, la povertà è la conta delle persone che stanno sotto una certa soglia di reddito o di consumo, perché la povertà si può misurare, si misura sia con riferimento al reddito sia con riferimento al consumo. Quando sentite parlare di povertà assoluta, che dà l'idea di una povertà estrema, si sta parlando della povertà misurata come fa l'Istat rispetto ai consumi. Quindi è un paniere di beni che formare il quale non è facilissimo, che si ritiene indispensabile per sopravvivere. Tra l'altro in questa fase è in atto all'Istat una commissione che sta riformulando i criteri per decidere qual è il paniere che
definisce la soglia della povertà, chi consuma meno di quanto occorre per comprare quel paniere è considerato povero assoluto. Guardate bene che alcuni poveri, siccome queste soglie variano a seconda delle città, le regioni, la composizione familiare, eccetera, potete vedere che la soglia della povertà assoluta è più alta della soglia della povertà relativa per alcuni, in alcuni casi. Questo avviene per esempio al nord. Quindi questo per dire che assoluta non vuol dire estrema, vuol dire che viene misurata sulla base di un paniere dato, quindi è un'idea di, non relativo, di assoluto in questo senso. E allora la povertà significa, soprattutto se misurata in modo che se è quella assoluta, significa stare sotto una certa soglia. Può benissimo accadere, ed è accaduto in molti paesi, che si abbia una diminuzione della povertà e un aumento delle disuguaglianze allo stesso tempo. Questo è quello che è accaduto per esempio in Cina, dove abbiamo, si è verificato, grazie allo sviluppo enorme, alla crescita enorme degli anni passati, una riduzione del numero di quelli che vengono considerati poveri estremi, che è un'altra cosa ancora, e lì sono calcolati come quelli che consumano meno di un dollaro e 90 al giorno, quindi siamo proprio a livelli molto molto bassi. Questi qui sono diminuiti, ma nel frattempo in Cina le distanze tra la classe media, se la così la vogliamo chiamare, i ricchi sono aumentate enormemente e ovviamente sono aumentate ancora di più le distanze tra quei poveri che hanno appena di poco superato la soglia e gli straricchi che figurano nelle classifiche degli uomini più ricchi del mondo, ormai insomma in misura consistente sono cinesi. Quindi voglio dire, attenzione, perché qualche volta si parla solo di povertà intendendo che questo racchiude il fenomeno della disuguaglianza. Non è affatto così. Il problema della disuguaglianza riguarda tutta la distribuzione e parlare solo della povertà significa, come dirò anche meglio dopo, polemizzando un po' con una certa sinistra, povertà vuol dire non parlare dei ricchi, cioè vuol dire ridurre il problema agli strati infimi, a contare quanti stanno sotto quella soglia, per di più con dei problemi, se volete poi possiamo approfondire, per esempio un tema caldo è che il rapporto c'è tra la povertà e il reddito di cittadinanza, e quindi una questione su cui appunto si fanno molte polemiche, spesso inutili, circa la capacità del reddito di cittadinanza di ridurre il numero dei poveri, l'intensità della povertà dei poveri, quali poveri misurati come, eccetera, eccetera. Se volete ne riparliamo, però adesso volevo dirvi alcune cose sulle cause e sulle caratteristiche della disuguaglianza dei redditi nel nostro paese. Un punto che considero molto importante è anzitutto questo. I dati che vi ho riferito, quelli sull'indice di Gini, riguardano i cosiddetti redditi disponibili, che sono i redditi dopo che si è tenuto conto anche di pagamento delle imposte dirette e di eventuali trasferimenti da parte dello Stato, sussidi di disoccupazione, pensioni, tutto questo viene considerato nei redditi disponibili. Però prima dei redditi disponibili ci sono i redditi di mercato, cioè i redditi che si guadagnano lavorando, prestando capitale, cioè tutto quello che viene prima del pagamento delle imposte e del ricevimento dei trasferimenti. Ecco, un dato poco considerato è che l'Italia è un paese in cui negli ultimi 25 anni la disuguaglianza di mercato è aumentata in un modo abnorme, enorme. Adesso, allo stato attuale, tra i paesi avanzati, praticamente noi siamo i paesi con la disuguaglianza di mercato, cioè prima dei trasferimenti e prima delle imposte, più alto alla pari degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, siamo un paese anglosassone da questo punto di vista, con un indice di Gini, dei redditi di mercato, che raggiunge il 50%. Negli anni 80 era del 37-38%, quindi un aumento di 13 punti percentuali. L'indice Gini è un'enormità, è tantissimo. Quindi dobbiamo avere chiaro che abbiamo un problema enorme di disuguaglianza che si genera nei mercati e che in parte la redistribuzione contiene, cioè quell'enorme aumento che c'è stata della disuguaglianza di mercato non si è riflessa in una parallela crescita delle disuguaglianze delle redditi disponibili, perché la redistribuzione in qualche modo ha funzionato. Però attenzione, quale redistribuzione ha funzionato? Pochissimo quella da imposte, perché la progressività del sistema si è attenuata, no? Quindi se adesso si va nella direzione della flat tax, questo contributo
che la redistribuzione di dati al lato delle imposte e la riduzione delle disuguaglianze si attenuerà ulteriormente. È venuto al lato dei trasferimenti. Ma quali trasferimenti? Le pensioni. Cioè le pensioni hanno avuto un impatto di riduzione delle disuguaglianze molto forte. Perché qual è la logica? Le pensioni finiscono per una quota molto elevata a alimentare i redditi di famiglie che hanno redditi di mercato bassi. No? Quindi c'è una situazione familiare con redditi di mercato bassi, la pensione rappresenta una quota molto rilevante di quel reddito e tende a far ridurre le distanze. Però le pensioni non sono un vero trasferimento. Le pensioni sono retribuzione ritardata. Quindi noi abbiamo un sistema che regge, se così vogliamo dire, di fronte a una spinta alla crescita delle disuguaglianze che viene dal mercato e a uno Stato che riesce a contenere questo con il sistema delle pensioni. Non è un bel vedere, direi, cioè non è qualcosa che ci possa far stare tranquilli rispetto alle evoluzioni future del nostro sistema. Quindi questo è una cosa importante. In Italia le disuguaglianze di mercato sono enormemente crescenti e notevolmente alte. Poi qualche riflessione su perché questo sia accaduto la farò. All'interno di questa grave, di questo grave peggioramento della disuguaglianza di mercato, il fenomeno forse più evidente è quello della crescente disuguaglianza tra lavoratori. Cioè, negli anni, diciamo, la seconda metà del secolo scorso, le differenze di reddito tra lavoratori erano molto basse, erano molto contenute. Oggi invece abbiamo un'enorme disuguaglianza nei redditi da lavoro. E questa enorme disuguaglianza ha prodotto due fenomeni, uno dei quali è più noto, l'altro è meno noto, quello dei working poor, cioè di coloro che pur lavorando non raggiungono un reddito che li faccia superare la soglia della povertà variamente definita. Adesso ci sono diverse misure anche in questo caso della soglia della povertà, però diciamo se prendiamo quella che si chiama la povertà relativa, che si misura in questo modo, è povero chi ha meno del 60% del reddito mediano equivalente. E questi sono il 20% circa dei lavoratori in Italia. Poi ci sono anche altri modi, non vi sto a dire, basati anche su indici di deprivazione materiale e dando un quadro abbastanza devastante. Questa quota di lavoratori poveri è fortemente cresciuta nel corso del tempo. Però si è appalesato anche un fenomeno nuovo, secondo me scarsamente considerato, ma molto importante, quello di, possiamo chiamare, dei working rich. Dei working rich e super rich. Se poi andate a vedere come è fatta, qual è l'origine del reddito che percepisce l'1% più ricco in termini di reddito, tra l'altro parentesi, l'italiano è una lingua povera che non consente di distinguere tra ricco di reddito e ricco di ricchezza e questo aiuta a fare confusione. Quindi adesso sto parlando invece in inglese, per chi lo conosce sa che si usa rich and wealthy, che aiutano a distinguere quando si parla di ricchezza di reddito e quando si parla invece di ricchezza di patrimonio. Allora tornando a quello che stavo dicendo, l'1% più ricco di reddito, da dove riceve il suo reddito? In passato era in larghissima parte da reddito da capitale, da reddito da patrimonio e pochissimi percettori di reddito da lavoro stavano nell'1% più ricco. Adesso andate a vedere qual è la quota del reddito complessivo dell'1% più ricco che proviene da lavoro dipendente o autonomo, trovate che è diventata la voce quasi dominante. Cioè abbiamo un'enorme quantità di super ricchi che lo sono grazie a quanto guadagnano con il loro lavoro. Chi sono costoro? C'è tante categorie, ma insomma dai super professionisti di successo, ai top manager, alle superstar dello sport e dello spettacolo, aspetti sembrano marginali, ma che in realtà danno un'idea di alcuni cambiamenti fondamentali delle modalità di creazione, diciamo, delle posizioni di forza economica di cui vi sto parlando, su cui se c'è tempo ritorno un attimo, perché sono cambiamenti forti. Insomma, io penso che sia un cambiamento significativo quello per il quale non in base al capitale che hai, ma in base al lavoro che metti, fai parte dell'1% più ricco della popolazione. Tenete presente che questo non vale solo in Italia, vale dappertutto, all'interno del fenomeno in cui complessivamente l'1% più ricco si appropria di una quota sempre maggiore del reddito complessivo. In Italia
l'1% più ricco negli anni 90 prendeva intorno al 5%. Attualmente siamo sul 10-11, che non è nulla rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, dove siamo oltre il 21-22%. Quindi, come dicevo, un'immagine che si può usare, come se ci fosse, capito, un matrimonio con la bella torta nuziale, ci sono 100 invitati, arriva il primo e si prende 23 fette, e le altre 78 se le devono dividere, rimanenti 99, il che fa una certa impressione. Però questo fenomeno della concentrazione al top e soprattutto di presenza sempre più consistente dei redditi da lavoro al top è qualcosa su cui va, secondo me, fatta una riflessione molto, molto seria. All'interno delle disuguaglianze di mercato, un'altra cosa importante è che ci sono, parliamo per esempio solo dei lavoratori, differenze tra lavoratori all'interno dell'impresa, quindi quanto guadagnano lavoratori che stanno all'interno dell'impresa, quelli poco qualificati, quelli con contratto temporaneo, quelli con contratto permanente, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche differenze enormi e crescenti tra imprese, cioè lo stesso lavoratore con le stesse caratteristiche, a seconda delle imprese del settore in cui sta, ha differenze di reddito molto significative. Anche questo è un fenomeno relativamente nuovo che ha molto a che fare con qualcosa che ha incidenza anche sulle modalità di crescita. Che voglio dire? Voglio dire che ha a che fare con la posizione di monopolio, cioè la forza di mercato che hanno le imprese. Le imprese che godono di un maggior potere di mercato sono quelle che riescono a pagare anche ai lavoratori salari più elevati, retribuzioni più elevate, naturalmente a danno dei consumatori, perché se hanno potere di mercato vuol dire che praticano prezzi più alti, hanno questo effetto, diciamo, di trasferimento in parte almeno, ma non a tutti, ma insomma in parte dei loro lavoratori, di quelle che possiamo chiamare delle rendite che loro guadagnano grazie al potere di monopolio, al potere di mercato, all'oligopolio di cui sono rappresentative. E tutte queste considerazioni che ho fatto servono anche a entrare nel merito delle relazioni tra le capacità di crescita di un sistema e la disuguaglianza che si crea, un tema su cui ritornerò tra poco. Voglio solo aggiungere che dietro queste considerazioni ci sono ovviamente i cambiamenti, dietro come cause, i cambiamenti intervenuti in politiche che non sono le politiche del welfare, sono le politiche economiche generali, sono quelle da cui dipende il mercato del lavoro, sono quelle da cui dipende la concorrenza sui mercati, sono anche quelle da cui dipende la governance all'interno dell'impresa, che in qualche modo viene influenzata dalle politiche, e queste hanno determinato un cambiamento notevole di potere all'interno delle imprese a favore largamente dei manager. Potremmo approfondire questo tema, però non c'è dubbio che il potere dei manager e la capacità dei manager di appropriarsi di rendite e di redditi elevatissimi è molto aumentata negli ultimi anni. Una cosa che voglio aggiungere, perché magari non è nota ma è molto inquietante, è che in moltissimi consigli di amministrazione di società americane, dove si decidono praticamente tutte cose rilevanti per gli aspetti di cui stiamo parlando, siedono i rappresentanti dei fondi, cioè gente che non ci ha messo, che usa i soldi degli altri, non so se è chiaro, no? Quindi il fatto che un fondo raccolga i miei risparmi, li investa nella società A, dà diritto al rappresentante del fondo di sedere nel consiglio di amministrazione della società A, e queste diventano le vere oligarchie, perché gli stessi soggetti che rappresentano la società sono presenti nella società A, poi sono nella B, nella C e nella D, perché sono collegati all'interno della proprietà dei fondi. Quindi abbiamo un capitalismo che in qualche modo allenta il suo rapporto con il capitale, come lo intendiamo tradizionalmente, ma non allenta affatto il potere di chi gestisce, queste cose. Tre cose che non dirò ma che accenno sono le seguenti. Evasione fiscale, è chiaro che ha un impatto su quello che sto dicendo. I dati che noi abbiamo sono i dati che provengono da indagini campionarie, sono state fatte delle stime abbastanza attendibili su quanto si mente quando gli viene fatta la domanda nell'indagine campionaria, e la risposta è che si mente di meno rispetto a quanto si mente quando si va a fare la dichiarazione dei redditi, quindi in qualche modo le risposte alla survey sono più attendibili. Inoltre, sulla base di indicatori che tengono conto dei consumi, eccetera,
si arriva alla conclusione che tutti evadono, ma evadono proporzionalmente di più quelli che stanno nella parte medio-alta della distribuzione. Cosicché, se questo è vero, avremmo che la disuguaglianza vera, cioè quella che tiene conto anche dell'evasione, è più alta della disuguaglianza che non tiene conto appunto dell'evasione. Quindi questo è un punto. Il secondo punto è il punto delle evoluzioni dovute alle economie digitali, alle piattaforme, eccetera, su cui non mi posso soffermare, ma che sono estremamente importanti sotto una varietà di punti di vista. Magari qualche battuta la possiamo fare verso la fine su questo tema. E la terza questione riguarda le disuguaglianze territoriali. Cioè sappiamo che c'è un problema, no? Ovviamente, insomma, nel caso di nord-sud, eccetera, eccetera, è che le differenze di reddito medio pro capite del nord e sud sono rilevanti e non sono affatto declinanti. La domanda che ci siamo fatti andando a guardare i dati è: ma la disuguaglianza che c'è in Italia complessiva, quanto dipende dalle differenze di reddito medio tra le regioni, diciamo? No? E abbiamo trovato che dipende poco, il che vuol dire che non è una questione di quanto mediamente guadagna uno del sud rispetto a quanto mediamente, sì, è anche quello, ma è molto rilevante anche quant'è la differenza interna alle regioni. In altri termini, se voi aumentasse il reddito del mezzogiorno, lasciando invariate le disuguaglianze del mezzogiorno, quindi aumentate a tutti nella stessa proporzione il reddito, la disuguaglianza nazionale complessiva diminuirebbe di poco. Quello che dovete fare è, se volete aumentare il reddito medio del mezzogiorno, dovete fare aumentare dando i soldi, soprattutto il reddito, a quelli che stanno in basso, non a tutti proporzionalmente. Quindi il problema delle disuguaglianze territoriali, una volta fatta questa analisi, è essenzialmente un problema di dare di più ai poveri, che sono ai poveri, a quelli che stanno nella parte medio-bassa, che sono largamente concentrati nel mezzogiorno. E quindi questo serve anche a fare, come dire, un warning, un'avvertenza più generale, che quando noi confrontiamo gruppi che consideriamo omogenei, per esempio le donne e gli uomini, i laureati e i non laureati, e spieghiamo con le differenze medie che ci sono tra di loro le disuguaglianze, stiamo commettendo degli errori, perché all'interno di quei gruppi c'è un'enorme eterogeneità, cioè c'è tanta disuguaglianza dentro quei gruppi, tra i gruppi delle donne, i gruppi degli uomini al loro interno, eccetera. Quindi qualcosa che viene fuori facendo ricerca su questo è che ogni volta che fate un gruppo vi trovate che la disuguaglianza all'interno del gruppo è maggiore della disuguaglianza media tra i gruppi, e quindi il problema dell'analisi si fa più complesso. Bene, dette queste tre cose, entriamo nel merito dell'inerzia. Cioè, perché di fronte a questo stato di cose si fa così poco. Allora, un primo argomento è: c'è la tendenza a dire che tutto sommato le cose non vanno male, no? C'è qualcuno che appunto cerca di convincerci che, con l'argomento che ho già menzionato, in fondo in Italia la disuguaglianza non è peggiorata negli ultimi 10 anni, ho già detto che cosa si può opporre a questo, oltre che sicuramente si può opporre che comunque è alta. Ma si usa anche l'argomento di che cosa volete, la disuguaglianza mondiale è diminuita. Quindi se noi sopportiamo un po' più di disuguaglianza all'interno, ma la disuguaglianza a livello del globo è diminuita, non possiamo metterci a fare, come dire, i nazionalisti che pensano a se stessi e non considerano quello che accade a livello globale. Bel tema, e pieno di problemi. C'è tutto il problema dei dati, perché capite bene che misurare la disuguaglianza a livello globale implica una disponibilità di dati che, anche quando fosse garantita, solleverebbe il problema della loro qualità, perché, non so, l'Istituto di Statistica del Bangladesh forse qualche problema ce l'ha a fornirci dati accurati. Però ci sono coraggiosi che fanno questi studi, e da questi viene fuori che la disuguaglianza a livello globale si è un po' attenuata. Un contributo naturalmente molto grande a questa riduzione lo danno paesi come la Cina e l'India, per le ragioni che ho già detto, perché sono paesi poveri mediamente rispetto agli altri paesi, e sono paesi al cui interno c'è un sacco di poveri estremi. Quindi se questi qui ricevono un reddito maggiore, chiaramente abbiamo una riduzione di disuguaglianza a livello globale. Ma nel frattempo,
sorgono diverse questioni. La prima è, ma in Cina, all'interno della Cina, la disuguaglianza è aumentata. Quindi noi abbiamo la domanda a cui rispondere, ma conta davvero la disuguaglianza a livello globale o conta di più la disuguaglianza a livello di singoli paesi? Che vuol dire conta di più? Contano i gruppi di riferimento anche per il benessere delle persone, cioè a dire il malessere che prova un povero se nel suo gruppo di riferimento, che può essere il paese, ci sono ricchi, molto ricchi, non è lo stesso che prova pensando a quello che succede in un paese lontano da lui. Quindi questa componente di che effetti ha sulla percezione del proprio stato di vita la disuguaglianza, il discorso dei gruppi di riferimento è importante. Ci tornerò anche dopo su questo per fare qualche altro esempio. E poi va tenuto presente che la Cina e l'India, parliamo della Cina, la Cina è un paese che aveva un reddito medio molto al di sotto della media mondiale. Questo reddito medio della Cina sta avvicinando la media mondiale. Se continua così, l'effetto di riduzione della disuguaglianza globale, perché i poveri cinesi stanno meglio, praticamente svanisce, perché stiamo parlando praticamente di poveri che sono diventati già ricchi rispetto agli altri poveri. Non so se mi sono spiegato, però è qualcosa che si esaurisce andando avanti con questo modello che se la crescita non si diffonde ai paesi più poveri, finirà anche questa tendenza. Però io ripeto, sono scettico sia sulla qualità dei dati e sia sul discorso più generale, la rilevanza di un discorso di disuguaglianza a livello globale quando dobbiamo tenere conto di più dei gruppi di riferimento da cui scendono sia le percezioni di benessere sia i comportamenti. Allora, primo argomento, non vi preoccupate perché le cose a livello mondiale vanno bene, in Italia non sono peggiorate. Vi ho detto perché è un argomento debole. Secondo argomento, le disuguaglianze sono meritate, cioè sono l'effetto del merito. I ricchi meritano quello che hanno e i poveri meritano quello che hanno. In questi giorni stiamo in qualche modo assistendo a una utilizzazione più o meno evidente, ma sicuramente intensa, di argomenti di questo genere. Ora, merito, che vuol dire? Non apriamo questa discussione perché potremmo stare qui per un bel po', però prendo un esempio che è quello del cosiddetto capitale umano. Si dice che le disuguaglianze sono aumentate tra i lavoratori perché i lavoratori con più capitale umano, intendendo competenze e conoscenze, guadagnano molto di più di quelli che capitale umano non ce l'hanno, perché questo valore del capitale umano, cioè questo valore del pagare di più per le competenze e per le conoscenze, è l'esito di un mondo più globalizzato, di un mondo con più progresso tecnologico, con una certa tipologia di eccetera, eccetera. Quindi è meritato. Allora, domanda numero uno, come si costruisce il capitale umano collegato all'istruzione? I dati sull'istruzione, dovunque e comunque li prendiate, dimostrano molto chiaramente che c'è una componente fortissima di origine familiare sul titolo di studio che viene raggiunto, sia in termini di reddito, sia in termini di ricchezza. L'Italia, da questo punto di vista, ha dei dati abbastanza impressionanti, quindi chiamare merito una roba che deriva da un vantaggio di posizione è abbastanza problematico, ma comunque prendiamolo per buono. Se anche lo prendiamo per buono, però troviamo un'altra cosa che abbiamo verificato con, stiamo facendo un po' di indagini empiriche, sul seguente aspetto. Ci sono moltissimi casi in cui avete dei figli di poveri laureati che guadagnano di meno, quindi a parità di capitale umano, guadagnano di meno dei figli di ricchi laureati come loro. Cioè l'ingegnere figlio di ingegnere guadagna di più dell'ingegnere figlio dell'operaio. Che cosa vuole dire questo? Che probabilmente nel merito c'è qualcosa che sfugge alle competenze, perché le competenze dovrebbero essere uguali. E approfondendo questa cosa, abbiamo trovato che se andiamo a guardare quanto è pressante la concorrenza nei mercati in cui operano le imprese, quando questa concorrenza è meno pressante, quindi sei più protetto e quindi puoi fare meno ricorso
a bravi lavoratori, capaci, competenti, eccetera, conta e viene remunerato molto quello che noi chiamiamo il capitale relazionale. Cioè conta moltissimo il tipo di relazioni che è in grado di attivare colui al quale offri un contratto e lavora nella tua impresa. Quindi abbiamo un, come dire, un elemento di confutazione dell'idea che le retribuzioni sono A, diverse, del lavoro diverso per il capitale umano, B, che il capitale umano sia in qualche modo collegabile alla, al merito dell'individuo. In più, vi dico solo questa cosa e poi passiamo ad altro, abbiamo conteggiato che prendendo, è vero che in media il capitale umano rende, cioè in media chi ha una laurea guadagna di più di chi non ha una laurea, però è anche vero che il 40% dei laureati guadagna meno di quanto guadagna in media un diplomato, cioè di quanto probabilmente avrebbe guadagnato se non si fosse laureato, perché, prendendo il valore medio. Questo è un lato abbastanza impressionante, il 40% dei laureati che guadagna meno del... Quindi questo processo di merito è, come dire, quantomeno sospetto alla luce delle cose che vi sto dicendo. Dietro queste cose ci sono modalità di funzionamento dei mercati che sono sbagliati. Cioè i mercati non sono sempre uguali, sono di tanti tipi. E noi in Italia, in moltissimi settori, abbiamo mercati del tipo peggiore che provocano questi effetti. Il riferimento alla influenza della famiglia sull'istruzione mi fa parlare un attimo di un altro problema molto rilevante, che è quello della mobilità sociale intergenerazionale e della trasmissione delle disuguaglianze da una generazione all'altra. Allora, per molto tempo questo fenomeno è stato esaminato sulla base degli status occupazionali, perché non c'erano i dati sui redditi dei padri e dei figli e non era possibile stabilire quale collegamento ci fosse tra questi due redditi. Da qualche tempo abbiamo questi dati o abbiamo possibilità di desumerli con una certa attendibilità. È venuto fuori che l'Italia è un paese in cui l'associazione tra i redditi dei padri e i redditi dei figli è fortissima. Siamo uno dei paesi più immobili socialmente, alla pari di nuovo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Sono paesi tra quelli avanzati che hanno questo indice di trasmissione della disuguaglianza molto molto alta, e questo ovviamente è anche un bel problema, perché voi avete che la probabilità che ha uno che nasce in basso nella scala dei redditi di non di stare meglio di suo padre, che un modo di intendere la mobilità che si chiama mobilità assoluta, che tutto sommato si riduce a un problema di crescita, perché se l'economia cresce quasi tutti i figli stanno meglio di quasi tutti i padri, quindi non è un problema di, ma è un problema di capacità per un figlio che nasce nel decile basso di superare il figlio che è nato in una famiglia nel decile alto, ed è la cosiddetta mobilità relativa. Ecco, questa probabilità in Italia è bassissima, è così negli Stati Uniti del sogno americano, è la sogno appunto nel senso che non corrisponde alla realtà, che era basato su, come spesso accade, aneddoti invece che statistiche. Abbiamo un sacco di narrazioni aneddotiche che servono a alimentare delle idee, e una di queste era appunto che in America fosse, negli Stati Uniti fosse così, ma che in generale la disuguaglianza non è un problema perché spesso si accompagna a elevata mobilità sociale. Cioè, come dire, è vero che il ricco è più ricco del povero, ma il ricco di oggi non è il figlio del ricco di ieri, e quindi di conseguenza tutto questo è indicativo di una mobilità della società e dell'economia che va salutata positivamente. Non è così. Abbiamo i dati che ci dicono che nei paesi nei quali è più alta la disuguaglianza, quindi quanto più il ricco è più ricco del povero, tanto più è probabile che il ricco sia figlio del ricco e il povero sia figlio del povero. Cioè tra la mobilità e la disuguaglianza c'è un nesso stretto che potremmo argomentare, ma che insomma va tenuto ben presente. E allora vediamo adesso, dopo questa, vi ho detto del tentativo di dire no, non è un problema, al discorso di è un problema, c'è il merito e quindi non va toccato, adesso andiamo direttamente alla questione della crescita, cioè alla questione del rapporto di disuguaglianza e crescita.
idea che insomma, è stata sostenuta e anche adesso viene sostenuta nei media, molto diffusa, è quella che ci dice che più disuguaglianza serve per crescere di più. E guardate qual è, diciamo, il messaggio tacito. Insomma, accetta un po' più di distanza dal ricco, ma domani avrai di più anche tu, perché la crescita beneficerà anche te. È un po' la narrazione dei sacrifici oggi per stare meglio domani. E dentro questa narrazione c'è quel famoso effetto che si chiama trickle down, sgocciolamento, che ha ispirato moltissime politiche fiscali, non solo fiscali, e dice arricchisci i ricchi e poi anche gli altri ne avranno un beneficio perché quella ricchezza sgoccioverà verso il basso. Ecco, non c'è un fondamento teorico solido per tutto questo, ci sono studi anche ormai anzianotti che lo dicono. I tentativi di verificare questa ipotesi, che non è neanche ben chiara nella sua formulazione, danno esiti negativi del trickle down, e quindi dovremmo liberarci di questo discorso che mi sono, come dire, cercando di capire da dove sia nato, e l'origine antica, più antica che ho trovato, è il discorso di un candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti nel 1896. Il candidato si chiamava William Jennings Bryan e è autore di uno speech, di diciamo di un messaggio che è passato alla storia come il messaggio della Cross of Gold Speech. E che cosa diceva il democratico Bryan in questo? Diceva: i repubblicani vogliono far credere che se danno più soldi ai ricchi poi siamo tutti meglio. Quindi vuol dire che già esisteva il trickle down nel 1896, e il nostro Bryan diceva: noi democratici invece pensiamo che bisogna dare più soldi ai poveri perché poi qualcosa arriverà pure ai ricchi. Quindi invece del trickle down fare il trickle up o qualcosa del genere, che mi sembra un'idea da riprendere e da contrapporre alla retorica del trickle down di cui siamo molto pieni. Ma al di là del trickle down, che cosa sentiamo sul rapporto tra diseguaglianza e crescita? Che cosa ci dicono gli studi empirici? Ne abbiamo tanti ormai. Quelli che danno supporto alla tesi che più disuguaglianza genera più crescita sono praticamente inesistenti. Gli altri trovano o effetti nulli o effetti negativi. E quello che ci interessa per l'Italia è quelli che trovano gli effetti negativi dicono che questi effetti negativi dipendono da altre caratteristiche del sistema economico, per esempio dal grado di mobilità sociale. Più immobile socialmente è un paese, più è facile che un aumento delle disuguaglianze provochi una riduzione della crescita e viceversa. E poi ci dicono che quando la disuguaglianza è alta perché si genera molta disuguaglianza di mercato, questo è particolarmente dannoso per la crescita economica. Due cose che in Italia abbiamo: poca mobilità sociale e tanta disuguaglianza di mercato. E questo quindi porta a dire che nel nostro paese sono tutte le condizioni, in base alle conoscenze di cui disponiamo, per poter considerare le disuguaglianze un fattore di freno della crescita economica. Guardate bene, non sto dicendo, come spesso si dice, che sistematicamente la disuguaglianza genera meno crescita. Dico che bisogna andare a guardare i meccanismi, perché se voi avete un sistema in cui, che vi devo dire, vengono retribuiti soprattutto quelli più competenti, più innovativi, più bravi, eccetera, quella disuguaglianza tra loro e gli altri può essere funzionale alla crescita. Ma il problema è che la crescita che noi abbiamo, oltre a essere tanta, ha anche un'altra natura, cioè anche altre spiegazioni, altri meccanismi. Questo è un punto, diciamo, che io sottolineo spesso: non dovete parlare solo di quanta disuguaglianza, ma anche di quale e di come, perché fa molta differenza. E allora, noi possiamo immaginare che nel nostro paese, facendo una storia veramente rabberciata, a partire dagli anni 90, cosa accade? Inizio anni 90, riforme del mercato del lavoro, globalizzazione, aumentano le disuguaglianze. Quelli sono gli anni in cui le disuguaglianze, e politiche anche per l'ingresso nell'euro fatte in un certo modo, aumentano le disuguaglianze. In quegli anni la produttività, cioè quanto in media produce un lavoratore, comincia a rallentare, a declinare, e subito dopo, parallelamente, la crescita comincia a rallentare. Quindi c'è una simultaneità tra questi fenomeni che fa pensare a un nesso forte, alla luce anche di quello che dicevo prima.
cosa possiamo immaginare in particolare che sia capitato? Primo, che questa maggiore flessibilità del lavoro, questa maggiore possibilità di fare profitti riorganizzando semplicemente il lavoro, diciamo così, ma insomma si potrebbe dire meglio di come lo sto dicendo io, ha spostato l'attenzione dalle innovazioni a questa logica, diciamo, di tipo estrattivo per fare profitti. E questo rallenta l'andamento della produttività attraverso la minore attenzione per le innovazioni. Ma allo stesso tempo, il proposito di tempo sta finendo e purtroppo devo accelerare, allo stesso tempo quella logica di estrazione genera un altro fenomeno che è diventato ben consolidato nella letteratura negli ultimi tempi, e cioè i lavoratori trattati male diventano meno produttivi. Cioè i lavoratori che paghi di meno, i lavoratori tra cui crei disuguaglianze unfair, sono lavoratori la cui produttività si abbassa. E, come dire, in un gioco win-win sarebbe molto illuminato da parte di chi gestisce le imprese di stimolare la capacità dei lavoratori di diventare più produttivi grazie al fatto che vengono trattati meglio, e questo potrebbe generare sia salari più alti sia profitti non più bassi attraverso questa restituzione, diciamo così, di comportamento positivo che i lavoratori possono fare aumentando la loro produttività. Ci sono molti studi su questo che tra l'altro ampliano la visione dell'uomo avido, dell'uomo economicus attaccato ai soldi e basta, ci danno un'idea dell'uomo reciprocante, del reciprocans. E quindi il lavoratore che reciproca il datore di lavoro generoso e quindi genera benessere e vantaggi per tutti e due. Non è una legge generale, ma è un comportamento che viene in qualche modo spento, umiliato, annullato dalle tendenze di cui che caratterizzano il mercato del lavoro negli anni più recenti. Quindi questo è un altro meccanismo attraverso il quale la disuguaglianza danneggia la crescita, ma ci sono altre cose che avvengono contemporaneamente, brevemente. La protezione brevettuale, cioè i brevetti e la protezione enorme di cui godono, significano barriere all'entrata nei mercati, significano impossibilità, per esempio, di imprese di giovani di entrare sui mercati sfruttando le tecnologie che non sono più accessibili e quindi potevano portare gli incrementi marginali. Noi abbiamo dei dati su un rallentamento degli investimenti collegato al limitato ingresso nei mercati da parte di imprese nuove e di giovani, i quali sono frenati anche da un altro elemento di policy, diciamo, che li danneggia, che è quello del razionamento del credito, la difficoltà di accesso al finanziamento. Cioè sappiamo bene che i finanziamenti vanno con la ricchezza piuttosto che con le idee, e quindi anche se uno ha buone idee. Quindi abbiamo anche quest'altro elemento che è negativo. Tu metti il brevetto, freni la crescita e crei maggiori disuguaglianze, perché il protettore, colui che beneficia del brevetto per 20 anni o quanto sia, gode di una rendita, cioè gode di un vantaggio che tra l'altro i grandi pensatori a favore del capitalismo concorrenziale non immaginavano. Schumpeter, che immagino conoscerete, non gli veniva neanche in mente che bisognasse... Mamma mia! Ecco, mi sentite? Sì. Sì, prego. Sì, sì. Non gli veniva neanche in mente di mettere i brevetti. Diceva, caro innovatore, innova, per un po' sei solo tu che sai fare quello, poi ti copiano, i tuoi profitti sono finiti e se vuoi essere ricco fai un'altra innovazione. Invece noi abbiamo, tu fai l'innovazione e campi tutta la vita con quell'innovazione che hai fatto, impedendo agli altri anche di intervenire. Quindi sono cambiamenti importanti di policy e non redistributive, di policy sul funzionamento dei mercati. Insisto molto perché io penso che occorre affrontare il problema delle disuguaglianze a partire dalle politiche che incidono su quello che succede nei mercati e non soltanto con politiche redistributive. Se è vero quello che dicevo prima ed è vero che le disuguaglianze di mercato sono enormemente cresciute, per quanto voi possiate fare redistribuzione, non riuscite a contenere la disuguaglianza entro certi limiti. Avete bisogno di prevenire piuttosto che rammendare, se così posso dire. Mi avvio a concludere ricordando che se è vero, come ho cercato appena di dire, che in Italia in particolare la disuguaglianza non serve alla crescita, anzi la danneggia, è anche vero che la disuguaglianza danneggia l'ambiente e la disuguaglianza danneggia la democrazia, specialmente quando ha certe forme come quelle che noi abbiamo. I danni all'ambiente sono documentati da molti studi fatti a livello sia di
statiche a livello di regione all'interno degli stati che dimostrano che dove c'è maggiore disuguaglianza, a parità di reddito medio, c'è una emissione di CO2 maggiore. E per quello che riguarda la democrazia, non devo dirvi quali sono i mille canali attraverso cui la disuguaglianza, specialmente quando è alimentata da una forte concentrazione al top, può introdurre nel funzionamento democratico. Non è solo un problema di esiti elettorali, non è solo un problema di i ricchi finanziano le campagne elettorali. Questo problema c'è evidentemente, insomma, l'ultimo caso abbastanza clamoroso, non so se avete seguito, è del fallimento di FTX, la piattaforma delle criptovalute, il cui giovanissimo miliardario proprietario era uno dei grandi finanziatori del Partito Democratico attraverso, diciamo così, l'uso che faceva di questi soldi degli altri, poteva anche finanziare. Ma non è solo un problema di... Abbiamo studi che dimostrano, per esempio, che i meccanismi di lobbying sono produttivi di profitti in un modo abbastanza imprevedibile e che operano attraverso canali diversi. Negli Stati Uniti, per esempio, sono gli studi su quelli che si chiama il sequestro dell'agenda. Che vuol dire il sequestro? Vuol dire che gli argomenti di cui si dibatte nei parlamenti sono quelli che vogliono, che i ricchi vogliono che vengano dibattuti. Adesso semplifico, e quindi non so se si deve decidere a parlare del salario minimo o parlare di abbassare le tasse, si parla di abbassare le tasse, non si parla del salario minimo. Quindi sono modalità attraverso le quali vengono prese decisioni politiche che risentono enormemente di questa disuguaglianza. Un uomo che mi sta molto simpatico, che si chiamava Louis Brandeis, che è stato il primo ebreo chiamato alla Corte Suprema degli Stati Uniti da Wilson nel 1915, credo, comunque insomma in quegli anni lì, ha pronunciato una frase straordinaria che è più o meno la seguente: voi potete avere una grande concentrazione della ricchezza, potete avere un paese in cui la democrazia funziona bene, ma non potete avere tutte e due le cose insieme. Questa riflessione di Brandeis mi sembra di una straordinaria attualità sotto moltissimi aspetti. E pensate al circolo vizioso che si stabilisce tra disuguaglianza economica, disuguaglianza politica e disuguaglianza economica. Cioè la disuguaglianza economica che alimenta una unequal voice, cioè una voce diversamente potente, e quindi favorisce l'adozione di provvedimenti che rinforzano, consolidano le situazioni che generano disuguaglianza nei mercati, e questa a sua volta, ed è un bel problema, questa commistione di potere economico e di potere politico è un bel problema. Io penso che avesse ragione l'Economist quando titolò qualche tempo fa: guardate che non siamo andati verso un sistema, diciamo, con la caduta del muro di Berlino, verso un sistema in cui ha vinto il capitalismo, perché ha vinto il crony capitalismo, cioè ha vinto il capitalismo clientelare. E anche, aggiungo io, il termine neoliberismo andrebbe usato con più cautela, perché fa pensare delle cose che sono abbastanza assenti in questa logica di commissione tra il potere economico ed il potere politico. E quindi mi avvio a concludere: idee sbagliate, quella sul rapporto tra disuguaglianza e crescita, idee non valorizzate, quella sul rapporto tra disuguaglianza ambiente, disuguaglianza e democrazia, idee a sinistra, come posso dire, colpevoli. Io considero abbastanza importante il seguente fatto. Stati Uniti, Lyndon Johnson dice qui dobbiamo fare, dopo che Roosevelt, ricordatevi che venivamo dagli anni di Roosevelt, Roosevelt era quello che, quando gli dissero vuoi fare il presidente la seconda volta al Madison Square Garden nel 1936, disse: voi siete sicuri che mi volete? Guardate che mi odiano, io sono orgoglioso che quelli lì mi odino, sono i ricchi, sono quelli che volevano appropriarsi del potere politico, ragionato sul potere economico. Nel primo mandato io li ho un po' tenuti a bada, nel secondo li devo sconfiggere completamente in nome del principio costituzionale dell'eguaglianza delle opportunità. Quindi vedevamo da uno che, come dire, non era tenero con i ricchi, e Johnson dice: bisogna fare solo la lotta alla povertà. Questo messaggio arriva in Europa, l'ottimo Palme lo fa proprio, socialdemocrazia, Blair lo fa straproprio, cioè rende chiaro che i ricchi non sono il mio problema. Questo è quello che diceva, la frase famosa fu: quanto guadagna Beckham, il famoso calciatore, non è certo un mio concern, non è certo qualcosa di cui mi devo preoccupare. Quando è nato il Partito Democratico, si chiama il Partito Democratico della Sinistra, uno dei punti rilevanti era questo: non
non abbiamo il problema dei ricchi, abbiamo solo il problema della povertà. Figuriamoci se non abbiamo il problema della povertà e figuriamoci se possiamo preoccuparci dei ricchi per loro. Ci dobbiamo preoccupare dei meccanismi attraverso i quali si diventa ricchi, si dobbiamo preoccupare del potere che esercitano i ricchi al di fuori della sfera economica, e questo è andato abbastanza perso, mi sembra, nella cultura di sinistra, anche negli anni più recenti. Non sento minimamente parlare di questo, ma se non si parla di questo, difficilmente si potrà avere un qualche successo nella lotta seria alla disuguaglianza. Pensate anche soltanto, non solo alle disuguaglianze di genere. Queste disuguaglianze di genere vanno risolte con interventi che operano nei mercati, cioè che le imprese devono pagare le donne quanto pagano gli uomini. Non li puoi vincere con politiche redistributive. Quindi devi avere un meccanismo per il quale riesci a intervenire su queste dinamiche di mercato produttrici di queste disuguaglianze inaccettabili. E concludo davvero ricordando una frase che a me è molto cara, è la frase che si trova nelle ultime righe della teoria generale di John Maynard Keynes, uno che, diciamo, di cambiamento di idee se ne intendeva, perché bene o male le idee che ha prodotto hanno cambiato la storia per i successivi decenni, e appunto, concludendo la sua opera maggiore, lontanissimo 1936, diceva: sono le idee, non gli interessi costituiti, che sono pericolose nel bene o nel male. E quindi cerchiamo di produrre idee che siano pericolose nel bene, sperando che abbia ragione Keynes. Ti ringrazio. Grazie Maurizio, bellissima lezione. Bene, mi pare che il professor Franzini ci abbia fornito, come suo solito, un'analisi teorica finissima, sempre supportata da documentazioni empiriche, risultato di ricerche, idee che sono il frutto appunto di lavori di ricognizione sia sulla letteratura sia naturalmente sul piano della ricerca sul campo. Se poi resterà il tempo farò una domanda, ma vorrei che naturalmente fossero gli ospiti ad avanzare le proprie richieste di chiarimento, formulare domande al professor Franzini. Quindi fatemi avanti. Se posso io faccio, anche se sono, diciamo, uno dei promotori di questi incontri, mi piacerebbe porre una questione che trovo molto interessante come spunto di riflessione nella lezione. Cioè, lei dice che, mi sembra di aver capito che in fondo c'è una devianza del capitalismo contemporaneo che impedisce la piena attuazione democratica. Allora le chiedo, pensa che ci sia una forma di capitalismo che lo consenta? A me sembra, anche nello scenario globale che stiamo vivendo, sempre più vero il famoso motto che dice: il capitalismo porta la guerra come le nuvole la pioggia. E quindi come è possibile, se pensa sia possibile, immaginare una soluzione che non preveda anche l'uscita da questo sistema economico, politico e sociale? Sì. Allora dipende da come siamo i termini, perché io, come dire, sono un po' a disagio con il termine capitalismo, nel senso che se per capitalismo intendiamo un sistema nel quale nelle imprese comanda chi ci mette il capitale, no? Questo è un modo di intendere il capitalismo. Quindi all'interno delle imprese non comandano i lavoratori, comanda chi ci mette il capitale. E qua già sono successe delle cose che obbligano a usare qualche aggettivo rispetto alla parola capitalismo, perché, diciamo, come per esempio l'esempio che facevo prima, se gestiscono le imprese che gestiscono i capitali dei fondi, è già diventato un capitalismo diverso da quello che la gestiva chi ci metteva direttamente il capitale. Comunque capisco il senso della domanda, c'è un problema di potere evidentemente,
che in qualche modo è collegata alla diversità di ruoli all'interno della società. Però quello che voglio dire è che questo potere oggi, diversamente da quello che accadeva storicamente, può essere esercitato anche da chi ha accumulato ricchezze senza essere capitalista, cioè senza avere un capitale iniziale molto forte. Quel top 1% di cui parlavo sono persone che, grazie a una serie di circostanze favorevoli, sono diventate ricche senza avere molto capitale. E questo cambia un po' le modalità di funzionamento del sistema e della democrazia. Faccio un esempio adesso, dico una cosa adesso che non so come se riesco ad argomentare bene. Noi abbiamo delle tecnologie e una modalità di funzionamento dei mercati che consente di arricchirsi semplicemente per il fatto che si raggiunge un audience enorme. Cioè, è chiaro, prendiamo le partite di calcio. Prima il povero Pelé, al massimo a 100.000 persone del Maracanà potevano vederlo, no? Adesso, quando si fa una partita di calcio, vedono miliardi di persone. Abbiamo un sistema basato sulla pubblicità e abbiamo i calciatori che si appropriano di gran parte dei redditi che derivano. I calciatori non hanno messo capitale, non hanno nemmeno inventato la tecnologia, sfruttano una tecnologia vantaggiosa. Leggevo oggi un articolo sulla Juventus e su quanto gli è costato Ronaldo Cristiano, cioè veramente siamo a livelli che il capitalismo di una volta non avrebbe neanche immaginato che uno per il suo lavoro, perché di quello si tratta, potesse guadagnare quant'era 85 milioni all'anno, una roba del genere, quindi stiamo parlando di cifre spaventose. Allora, quindi questo per dire attenzione, perché la macchina del vapore è un po' cambiata. Non è che non ci sono più quelli di prima, è che ci sono altri e che funziona in un modo molto diverso. E io, come economista, dico, siccome non ci mettono nemmeno il capitale, sono anche più spregiudicati, perché perdono di meno, cioè perché corrono meno rischi rispetto all'attività di produzione. E questo ha un impatto sul funzionamento della democrazia. Adesso io non ho i dati precisi, però la mia sensazione è che sia per effetto delle tecnologie, quindi che vuol dire raccolta di dati, eccetera, eccetera, sia per la diversità di, anche di potere e di competenze tra il politico e l'uomo interessato, la lobbying è diventata più potente oggi di quanto non fosse, quindi la possibilità di promuovere i propri interessi è molto maggiore oggi con il politico, è molto maggiore oggi di quanto mediamente fosse per il capitalismo, diciamo così, storico. Quindi io guardo con preoccupazione a queste evoluzioni, perché vedo questi aspetti di commistione che si possono fare assai più pericolosi di quanto non fossero in precedenza. E da economista aggiungo che questi straordinari, guardate che Bezos, Musk e compagni sono diventati straricchi in un periodo di tempo brevissimo. Cioè, voglio dire, quelli del petrolio dell'inizio degli anni del secolo scorso ci mettevano qualche decennio per diventare straricchi, e poi trovavano l'antitrust che li faceva più o meno secchio, comunque li obbligava a. Questi in pochissimo tempo, con la connivenza dei mercati finanziari, eccetera, eccetera, si arricchiscono enormemente, nessuno gli dice niente, e decidono anche delle cose che, ecco, per esempio la democrazia. Musk decide lo scudo spaziale in Ucraina, decide che si va su Marte. Adesso che l'essere umano debba andare su Marte, mi sembra una decisione che devono prendere almeno tre persone e non uno solo, no? Cioè, quindi queste sono cambiamenti abbastanza profondi che derivano. Come? Il muro era caduto da un anno. Okay. No, prego, c'era un'interferenza. Vabbè, non so se ho risposto, però questo dà un po' un'idea del tipo di riflessioni che faccio. Aggiungo solo una cosa, che quelle tecnologie che permettono a Messi e a tutti gli altri di prendere tutti i soldi, di appropriarsi di una grande quota di. Sono le stesse tecnologie che hanno la caratteristica che noi economisti chiamiamo dei costi marginali nulli. Che vuol dire costi marginali nulli? Vuol dire che tu puoi avere un cliente in più senza spendere nulla. Cioè, quando uno si collega alla tua piattaforma, quello paga o cash o con i dati che gli rubi, ma tu non paghi niente. Cioè, quindi hai che tutto il ricavo è profitto, non hai costo. Questo è un classico caso in cui, appunto, si dice che bisogna intervenire a regolamentare, ma questo non si fa. E perché non si fa? Se andate a vedere come è cresciuta la spesa di lobbying
delle big tech, quando in Europa si parlava del discorso dei dati, vedete una curva così. Okay? Se vedete quanti sono stati i contatti tra i commissari europei e i rappresentanti del big tech in relazione a queste scadenze, vedete che c'è una correlazione strettissima tra la decisione che si sta profilando e la pressione che viene fatta. E per non parlare dei vaccini, no? Di cui non sappiamo nulla, cioè sapete che sono state fatte varie interrogazioni per sapere, ma insomma la commissione con Pfizer che ha combinato, è venuto fuori che gliel'hanno detto dopo tanta fatica, ma hanno sbianchettato le cose cruciali con l'idea che c'era il segreto industriale, cioè non si poteva dire perché si danneggiava l'impresa se si fosse detto quello che effettivamente era avvenuto. Questi a me sembrano aspetti particolarmente preoccupanti, che fanno parte di un capitalismo che non è uguale a quello di una volta, cioè se lo vogliamo continuare a chiamare così. Bene, chi interviene? Alessandro Scassellati, prego. Sì, io la ringrazio perché ha fatto una presentazione per me eccellente e soprattutto per il modo in cui l'ha fatta, dicendo delle cose terribili, però con pacatezza e capacità di autocontrollo. Allora, il tema delle policies mi sembra che sia quello centrale, no? E soprattutto quello, non tanto, cioè anche sulla redistribuzione, però lei diceva sui mercati. Mi sembra chiaro che però, appunto, per il quadro che poi lei fa rispetto al potere delle lobby, al potere di incidenza, diciamo, di queste dinastie multimiliardarie che stanno ai vertici, o comunque anche singoli imprenditori come Bezos, che sono in grado di cortocircuitare quello che potremmo chiamare il sistema democratico in varie forme. Questo discorso delle policies lo vedo, diciamo, molto complicato da realizzarsi, no? Allora, il tema può essere anche qual è il limite di questo meccanismo da un punto di vista, diciamo, del processo di accumulazione. Cioè le disuguaglianze hanno un piccolo effetto, che è quello poi sostanzialmente di non rallentare il processo di accumulazione. È quello che è successo quantomeno dopo il 2008, dove poi a questo punto il sistema è stato tenuto in piedi artificialmente attraverso il meccanismo totalmente finanziario della gestione delle politiche monetarie, attraverso il pompaggio di moneta in maniera parossistica, ecco, fino a pochi mesi fa, perché poi abbiamo avuto l'effetto inflattivo. E quindi adesso siamo nella fase in cui le banche centrali stanno aumentando i tassi, e quindi questo meccanismo delle bolle finanziarie, che poi era quello che ha fatto salire il discorso della disuguaglianza. Però ecco, la mia domanda è: questo meccanismo, appunto, diciamo, del capitalismo, del capitalismo finanziario, poi sostanzialmente ha un suo limite, diciamo, ecco, che è quello, appunto, che è quello che, se non ha poi il sostegno o dello Stato da una parte, perché poi guardiamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti con le misure di Biden, i pacchetti finanziari, l'Inflation Reduction Act, eccetera, sono sostanzialmente delle politiche in cui si pompano soldi, poi saranno anche politiche industriali, ecco, da una parte, o dall'altra attraverso le banche centrali che fanno questa operazione. Ecco, se non ci sono questi meccanismi, il sistema non sta in piedi, non è in grado di riprodursi. Questo è evidente, quindi anche il neoliberismo in realtà ha perso legittimità, perché come sistema di deregolamentazione nella regolazione non è più in grado, come dire, di assicurare la riproduzione del sistema. Quindi, non lo so, ecco, questa era la domanda che volevo fare. Sì, diciamo che ovviamente dei problemi ci sono, però io non sarei così convinto
che questo sistema andrà a sbattere da solo e prima non intervenga qualcuno. Voglio dire, tenete presente che le politiche economiche sono sempre esistite e naturalmente dipende da come vengono fatte. Nei momenti di difficoltà le politiche intervengono, come dire, per sostenere coloro che sono in difficoltà, anche i ricchi, anche le imprese, anche la finanza, cioè, quindi questa non è una novità. Io ho l'impressione che quello che capita durante le crisi è che si attinge facilmente, come dire, si fa un'azione nascosta di ulteriore redistribuzione. Ci sono segmenti della popolazione che vengono ulteriormente danneggiati da queste politiche. Per esempio, durante la pandemia è vero che gli interventi sono serviti parecchio a limitare i danni, ma ci sono dei segmenti non irrilevanti della popolazione che non hanno ricevuto nulla, cioè che hanno visto un peggioramento fortissimo della loro situazione, e questo ha permesso di proteggere e di tutelare gli altri. Io ho la sensazione che senza un progetto politico e senza anche, se così posso dire, un progetto di rinascita etica, perché è un fenomeno molto... Ci sono alcuni studiosi che cominciano a dire che il passaggio al socialismo presuppone una rivoluzione etica. Devo dire che guardo con una certa simpatia a queste affermazioni, perché non basta limitare il potere dei cattivi di oggi, bisogna anche evitare che rinascano i cattivi di domani con le cattive idee e con la possibilità di fare dei danni sotto altre spoglie. Quindi io sono uno che pensa che possa nascere un altro Franklin Delano Roosevelt, cioè che possa ritrovare, tra l'altro, sarebbe che Roosevelt era ricco, è uno di quei casi in cui il ricco in qualche modo, certo, ma bastava che lui avesse, come posso dire, questa ammirazione sconfinata per la Costituzione americana, soprattutto per la parte dell'uguaglianza delle opportunità, e che non sopportasse quelli ricchi come lui o più di lui, che erano ricchi, ma perché volevano in qualche modo non far funzionare le istituzioni. Ecco, se dovessi rispondere a questa domanda, io direi, io penso che il sistema troverà quasi sempre gente ai vari livelli di qualità così infima che proteggerà i più forti dai più deboli e impedirà la loro caduta, ma non escludo la possibilità che dentro questo sistema si possano produrre quei due, tre. Ogni tanto mi chiedo qual è il numero minimo di Roosevelt che ci vorrebbe per cambiare. Ovviamente non ho la risposta, però l'idea che ce ne possano essere il numero sufficiente per imprimere un corso diverso alla storia, continuerei a coltivarlo e spero che magari possa leggere qualcuna delle cose buone che sono state scritte su come potrebbe funzionare la società meglio di adesso e a quelle si ispiri, come in parte ha fatto Roosevelt con Keynes, cioè che in qualche modo, anche se all'inizio litigavano, perché Roosevelt, è interessante, posso dire un secondo, litigavano perché Keynes diceva ma ci sono un sacco di disoccupati, devi fare le politiche di recovery, devi far ripartire l'economia, e Roosevelt diceva io prima devo mettere a tacere i ricchi, prima devo ricostituire le condizioni della riforma, fare la riforma, fare l'eguaglianza delle opportunità e poi ripartiamo. Quindi c'era un'idea di Keynes che è vero, come dire, grande riformista, però per lui andava bene che pure se rimanevano le cose come stavano, basta che cresceva, lui era contento perché vedeva la gente occupata, la gente... E Roosevelt diceva no, prima dobbiamo fare le riforme sensate. Ecco, anche se litigavano, però poi alla fine si sono messi d'accordo, si sono incontrati una volta, non si erano molto piaciuti, poi in qualche modo si sono piaciuti, le idee che Keynes gliele ha date alla fine sulla politica fiscale, sulle modalità di come intervenire nella gestione dell'economia. Ma la cosa importante, è per me almeno, è che Roosevelt aveva una stella polare, che era l'eguaglianza e l'opportunità. Prego, Piero. Maurizio, tu hai toccato un argomento per me rilevante, quello relativo alla, diciamo, a un problema che si connette a un aspetto della globalizzazione, vale a dire le delocalizzazioni, la possibilità quindi del capitale di sfuggire al conflitto, no? Di sfuggire alle rivendicazioni operaie per il miglioramento delle proprie condizioni di vita, crescita del salario, eccetera,
E questo naturalmente determina anche un danno alla crescita economica, perché noi sappiamo che storicamente, nella storia delle società industriali, il conflitto operaio è stato il motore dell'innovazione tecnologica a cui il capitale è stato continuamente costretto. Il capitale, che vedeva limitati i propri profitti dalle rivendicazioni operaie, rispondeva di fronte a una lotta appunto sindacalmente organizzata, ha risposto storicamente per accrescere, per mantenere il livello dei profitti, cambiando i macchinari, innovando. No? E quindi questo ha portato a un'innovazione tecnologica e a un'innovazione sociale, al processo della modernizzazione. La debolezza attuale della classe operaia, che si vede spiazzata, diciamo, no? Dalla possibilità che il capitalista investito dalle lotte si trasferisca fuori. E poi ricordo tra parentesi che dal 2004 sono entrati per esempio in Europa 10 paesi con un'economia fragile e arretrata che fanno dumping sociale, no, alle altre economie. C'è una competizione tra sistemi di welfare che danneggiano e provocano, diciamo, anche in Italia danni. Allora, io ricordo tra l'altro, come studioso dell'agricoltura, un fenomeno curioso. In California, che è il cuore dell'agricoltura capitalistica dell'Occidente, le grandi imprese hanno smesso di utilizzare il macchinario per la raccolta, soprattutto dei frutti, perché hanno una manodopera a bassissimo costo, i latinos e vari immigrati da diverse parti del mondo, e che quindi questo è un esempio clamoroso, no, di come l'innovazione si fermi e si ritorni allo schiavismo. Il caporalato è un fenomeno che si è diffuso e che è diffuso ormai a livello globale proprio per meccanismi di questo tipo. Allora, a Maurizio, con cui naturalmente concordo pienamente, chiedo ecco, che cosa ne pensa, come usciamo, no, da questa... Questo che è a mio avviso, è un dislivello drammatico nei rapporti di forza tra capitale e lavoro. Allora, sembra una domanda, Piero, però ne hai fatte tre, cioè voglio dire, ce ne sono diverse. Allora, provo a partire da questa considerazione che un po' riprende quanto avevo già detto. Cioè, a un certo punto parte l'idea che il problema è di rendere il mercato del lavoro più flessibile. Questa non è un'idea solo italiana, è un'idea. E questo parte parallelamente a un rafforzamento del potere, chiamiamolo, delle imprese, rappresentato dalla possibilità di fare le localizzazioni, quello che tu dicevi. Parentesi. Se alla globalizzazione fosse corrisposto una omogeneizzazione delle politiche economiche dei paesi, tutto questo non sarebbe stato possibile, perché, come posso dire, la minaccia di exit, la minaccia me ne vado, presuppone che ci sia qualcosa, una volta che sei uscito, che è più vantaggioso per te. E questo è qualcosa su cui non c'è stato il minimo tentativo di creare condizioni omogenee, sia sulla questione, diciamo, della delocalizzazione, ma anche banalmente sulle questioni fiscali, no? I paradisi fiscali e tutto quello che è collegato deriva da una mancata omogeneizzazione delle politiche, che è particolarmente grave quando avviene in Europa. Allora c'era l'idea della flessibilità. In quegli anni, forse lo ricorderai, ma te lo dico, Paolo Silos Labini tirò fuori l'idea della rigidità ottima, cioè disse: un lavoro troppo rigido è un problema, un lavoro troppo flessibile è un problema, esattamente per le ragioni che hai detto tu, cioè perché attenua l'incentivo all'introduzione delle innovazioni. E quindi diceva, la sfida per il policy maker come figura mitica è quella di trovare il grado ottimo di flessibilità tra quello che spinge a innovare e quello che non frena la possibilità di utilizzo del lavoro nel modo più efficiente, perché è flessibile, dentro l'impresa. Da quel momento abbiamo fatto dei passi indietro clamorosi, e sulle politiche per le innovazioni, diciamo, tutti i paesi hanno fatto delle cose assolutamente insufficienti, insomma, no? Tutte
le dinamiche in Italia in modo particolare, ma insomma la dinamica a livello mondiale dei tassi di innovazione sono particolarmente deludenti. Io do una parte di responsabilità anche a quel discorso sui brevetti e sulla tutela della proprietà intellettuale, che in qualche modo è un freno alla dinamica dell'innovazione, ed è un qualcosa che accresce, come posso dire, il senso di protezione delle imprese, perché dicono il rischio dell'innovazione deve essere tutto a carico della società, e una volta che io ho trovato, la società deve pagare il pegno del mio essere monopolista per un tempo molto lungo. La exit, cioè la possibilità per le imprese di fare exit grazie a quello, è un rafforzamento del potere di queste imprese, che alimenta altre idee del perché la disuguaglianza ci vuole e non si può attenuare. Ti faccio un esempio. Se tu dici tassiamo i manager, no? Quelli rispondono, il manager se ne va. Implicito, lui è il più bravo di tutti e quindi se ne va succede una tragedia. Primo, se ne può andare perché dall'altra parte se lo prendono. E secondo, alimenti questa narrazione che i manager che stanno al top sono gli unici che possono fare quelle cose. Ma date bene, questa non è ininfluente, è una cosa che ha un peso rilevante sulle politiche e sul tentativo di giustificarle con l'idea che se tu punisci i bravi se ne vanno. Allora io sono andato a fare una cosa, un'analisi tra gli stati degli Stati Uniti, per vedere che cosa succedeva alla mobilità dei manager delle imprese quando il Tennessee alzava le tasse e l'Arizona le abbassava, cioè quindi quando c'era una politica fiscale diversa. I flussi erano bassissimi. Perché? Perché ci sono dei costi alla mobilità che sono rilevanti, non sono zero, e quindi in qualche modo in più ci sono talmente tanti guadagni già adesso che se tu riduci di un po' quei redditi non fai nessun danno particolarmente grave, quindi un po' più di coraggio su questo servirebbe anche per attenuare quel tipo di problema a cui tu facevi riferimento. E poi sulle innovazioni voglio dire un'altra cosa. Ci sono innovazioni e innovazioni. Ci sono innovazioni che servono a sostituire il lavoro, ci sono innovazioni che servono a far lavorare meglio i lavoratori. Ci sono quelle che sono friendly rispetto al lavoro, ci sono quelle che sono... Cioè prendete che vi posso dire innovazione che consiste nel mettere la cassa automatica all'uscita del supermercato. Quello serve solo a eliminare un lavoratore, non serve a far lavorare di più pure il consumatore che deve perdere più tempo probabilmente per fare questo. Ma non so... Le tecnologie che servono, che aiutano i progettisti a progettare software di questo genere, sono di supporto al lavoro. Allora dovremmo avere un'istituzione che promuove solo le innovazioni che sono di supporto al lavoro e non di sostituzione del lavoro. Sembra una cosa impossibile da fare, ma pensate a un ufficio brevetti che decide lui se l'innovazione, decide sulla base di un'analisi accurata, se quell'innovazione va a sostituire il lavoro o va a aiutarlo. Il brevetto non lo dà se non a quelli che sostengono il lavoro. Rivoluzione straordinaria, ma in una logica di buon senso mi pare che qualcosa del genere si potrebbe benissimo stare se vogliamo lavorare per il miglior funzionamento della società. Quindi, d'accordo con te, Piero, il problema delle innovazioni è un problema cruciale. Aggiungo però che le innovazioni devono essere di un certo tipo e anche queste vanno in qualche modo aiutate o con la ricerca pubblica che fa quello in maniera di, oppure indirizzando la ricerca privata in quella direzione di migliorare le cose. Grazie Maurizio. Grazie, vedo c'è Piero Caprari che vorrebbe porre un'altra domanda, l'ultima per questa sera, poi diamo... Io sono, faccio parte del gruppo degli intellettuali, men che meno dei professori. Sono un ingegnere, caro amico di Piero Bevilacqua, ciao, che ha avuto anche, è stato per 50 anni in fabbrica, e rispetto al discorso dell'innovazione. Fra l'altro ho avuto anche qualche anno di esperienza all'Ufficio Europeo dei Brevetti, all'AIA, e rispetto all'innovazione devo dire che i brevetti che detengo sono stati creati grazie ad un semplice strumento,
quello di mettere nelle attività produttive, nelle realtà produttive, una scatola di scarpe con su scritto la cassetta delle idee, e dove gli operai mettevano le loro idee che mi hanno permesso di fare questa brevetti e questa innovazione. Ecco, una domanda che volevo fare al professore Franzini era questo. Secondo lei c'è una qualche relazione, ci può essere una qualche relazione tra l'intelligenza artificiale e le disuguaglianze? Grazie. Più di una, cioè, ce ne sono parecchie relazioni tra l'intelligenza artificiale e le disuguaglianze, ma la premessa è dipende da che cosa gli facciamo fare all'intelligenza artificiale, cioè anche in questo caso potremmo avere un'intelligenza artificiale di supporto del lavoro e di riduzione delle disuguaglianze oppure di suo aumento. Intelligenza artificiale che raccoglie dati, fa profilazione, aiuta, eccetera, eccetera, chiaramente un'intelligenza artificiale che danneggia le disuguaglianze, no? Aumenta il potere di chi può usare questi dati, una cosa assolutamente scandalosa per quello che mi riguarda, e riduce la capacità di sottrarsi a questo. Quindi sono disuguaglianze che operano anche, non so, nel mercato dei beni di consumo, dove aumenta la asimmetria di potere tra chi deve vendere qualcosa e chi deve comprare. Sono disuguaglianze che operano attraverso la selezione. Faccio un esempio banale che mi viene in mente pensando a un'ultima indagine, una recente indagine d'antitrust su Amazon. Cioè Amazon, per indurre a usare la sua logistica, che cosa fa? Dice a quelli che usano la logistica di Amazon che quando qualcuno farà una ricerca sul suo sito, la sua impresa comparirà per prima. Questo senza intelligenza artificiale non si potrebbe fare ed è di una assoluta scorrettezza, perché una cosa intelligente che dice l'antitrust è: dai la sensazione che la tua logistica sia più efficiente di quelle degli altri, ma non è così. Non è così. Ci sono delle imprese di logistica che potrebbero consegnarci a casa i prodotti di Amazon a un prezzo inferiore, che non vengono attivate perché grazie a quella modalità di privilegio consentita tu hai il vantaggio di essere primo nel primer view quando vai a cercare sui motori. Quindi questi sono tutti usi in proprio. Oppure pensate all'intelligenza artificiale, la ricognizione facciale, tutte, no, se seguite un po' le polemiche che ci sono su questo, che discriminano e aumentano, aggravano. Oppure l'intelligenza artificiale che fa il recruitment, cioè che tu decidi chi assumere. Ormai in molte imprese, ovviamente negli Stati Uniti, è affidato a un software, a un algoritmo. Assumo questo o assumo quello? Sulla base di che? Di una serie di informazioni che gli hai rubato, cioè una serie di dati su a che ora si sveglia la mattina, perché lo vedi dal telefonino, che cosa mangia, eccetera. E quando trova che questo ha abitudini che secondo loro sono favorevoli al lassismo, non lo assumi. Dopodiché, se uno ha anche abitudini religiose, per cui, che ne so, si sveglia tardi la mattina perché la notte ha detto le preghiere, viene discriminato su questa base e le disuguaglianze aumentano per intollerabili ragioni di questo tipo. Quindi la risposta sintetica è: in un contesto nel quale prevale una logica di, come si può dire, avidità estrattiva, usiamo questo termine, in cui ci sono molti avidi che vogliono estrarre la ricchezza dagli altri, piuttosto che molte persone illuminate che vogliono creare una società inclusiva, no? In cui le ricchezze si creano includendo invece che estraendo, l'intelligenza artificiale purtroppo rischia di peggiorare la situazione. Grazie, grazie mille. Grazie a lei. Bene, io vi ringrazio, Piero e il professor Franzini per la splendida lezione. Vi ricordo che tutte queste lezioni che facciamo come scuola interdisciplinare cosmopolita le potete ritrovare sul sito di Transform Italia, e che anche questa, come le precedenti, sono già possibili di possibile visione attraverso il sito. E Piero, per il saluto, e chiederei anche di annunciare la prossima lezione
Ma do a te questo arduo compito. Sì, no, la prossima lezione dovrebbe essere tenuta da Luigi De Magistris su mafia e criminalità organizzate. La data dovrebbe essere quella del 5 dicembre, però è una data un po' ballerina perché potrebbe essere spostata al 7. Comunque vi la racconto, vi terrò tempestivamente informata e naturalmente utilizzeremo come al solito il link di Zoom che ci ha fornito Roberto Morea, che torno a ringraziare. Buonasera a tutti, grazie Maurizio, grazie tante, questa grazie fantastica serata, grazie. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Elena. Ciao. Ciao Piero, ciao. Ciao. Ciao.